Siamo in via Francesco Tedesco, oggi una tragedia nell'albergo ristorante abbandonato ormai da oltre 20 anni della Maddalena. I bambini stavano giocando a pallone, hanno perso la palla, sono entrati all'interno della struttura e hanno visto il corpo di un uomo morto. Sul posto gli agenti della questura di Avellino che stanno effettuando tutti i rilievi del caso, soprattutto per accertare le cause di questo decesso che fa sprofondare ancora una volta il rione, il quartiere, nella disperazione più assoluta. I residenti più volte hanno protestato proprio per lo stato di abbandono della struttura, ma come questa tanti altri buchi neri che fanno da cornice a uno dei rioni più popolosi della città di Avellino. Difficili anche le operazioni di recupero del corpo, la struttura è chiusa, c'è un lucchetto, l'ingresso è sbarrato, i poliziotti stanno tentando di aprirsi un varco. Sono andata scesa giù, ho preso il pallone, poi a un tratto sono andata ad affacciare, ho visto una mano così, sono andata vicino e ho visto questo qua che non si muoveva, era viola, me ne sono scappata subito di corsa perché ho avuto molta paura e ho chiamato subito il 113. Ho tanta paura, specialmente per mio figlio che sta giù ogni tanto, quando le belle giornate scende giù a giocare, però non ci sta controllo, non c'è niente, siamo abbandonati da tutti, non ci sta un controllo, nemmeno una pattuglia una sera che viene a controllare, a vedere qualcosa, nessuno. Questo non è il primo, sono già altri che sono venuti a dormire qua dentro. Diciamo basta, perché il sindaco si deve prendere anche i nostri problemi, non i problemi dei politici e tutto, perché siamo pure noi cittadini. Questo è uno stabile incustodito, comunque qua vengono di tutti, zingari, persone che vivono da sole, si buttano qua dentro in questo stabile e pure verso l'una, le due la notte li senti urlare, strillare. Siamo abbandonati e signor sindaco, vedete che dovete fare, soprattutto alla ferrovia, sono luoghi un po' particolari, un occhio in più. Lei ha paura qui di notte? Sì, infatti io non esco di notte.